sapranno che la nomino. Ma in che modo? Fate il mio nome! Gli ripetono dappertutto! Nome stupido e disgraziato! Come questo va detto Maria! Oppure Giovanna! Rosa! Oppure Marietta! Mi avessero dato un nome qualsiasi di quelli, ma chiamarmi Aurora! Auro! 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 Sono l'unica Aurora di Londra, e tutti lo sanno, anche forse sono l'unica Aurora che si sa al mondo, ed è così spaventosamente facile trovarmi la rima. Poi, perché non cercate di frenare un po' i miei sentimenti? Non mi guardo niente. Ma perché non scrivesti con un po' di clenza? Ma tesoro mio, scrive poesie a te con prudenza. Non sei tu che lo chiedi? Ascoltare, sì, è molto gentile da parte tua, sai, e la colpa è anche mia. Io avrei dovuto accorgermi che i tuoi versi erano tali da non essere adatti ad una donna maritata. Ah, come vorrei che quelle poesie fossero state dedicate ad una donna senza marito, eh? E che cosa ne penseranno le mie cognate? Ma tu hai delle cognate? Ma certo che ne ho, difendo la creatura celeste. Sì, te lo giuro, lo credo, l'ho sempre creduto. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo dirmi che cosa devo fare. Il tuo cuore te lo dirà.
arriverai il momento, perché sai, io ci ho riflettuto seriamente e so quello che prima o poi ci resta da fare. E noi, Enrico, vada, io non farò mai nulla di sconveniente. Nulla di non che onesto. O se tu facessi diversamente, non saresti più la mia Aurora. La nostra linea di condotta è perfettamente semplice, perfettamente retta, perfettamente immacolata e pura. Noi ci amiamo, no? Io non me ne vergogno, sono pronto a proclamarlo dinanzi a tutta Londra, così come sono pronto a dichiararlo tuo marito, sai? Qui siamo suoi ospiti, lui è un uomo onesto, è stato gentile con noi, forse ti ha amata quando glielo hanno permesso quel suo temperamento prosaico, o il suo sordido ambiente commerciale, via. Il nostro onore ci impone di fare in modo che egli non apprenda la verità da qualche pettegolezzo di gente maligna. No, no. Andiamo ora a darlo, apertamente, tenendoci per mano. Diremo addio e usciremo di casa sua senza sotterfugi nei campi. Liberamente, onestamente, con dignità. E dove andremo? Non ci allontaneremo affatto dal corso normale della nostra vita, sai? Stavamo per andare a teatro quando il fatto di aver smarrito le poesie ci costrinse all'azione immediata. Andremo ugualmente a teatro. Però lasceremo qui i tuoi brillanti, perché non possiamo permettercene il lusso e non ne abbiamo bisogno. Ti ho già detto che io detesto i brillanti. Ed è che ci siamo bravi, sai? Quindi è perfettamente inutile che tu continui a predicarmi la semplicità. No, ma non ci ho mai pensato, tesoro mio. So che queste inezie non hanno nessun peso per te. Cosa stavo dicendo? Ah, ecco. Una volta uscita da teatro, invece di venire qui, verrai a casa mia. Ora è innanzi casa nostra. E a suo tempo, quando avrai ottenuto il divorzio, adempiremo a qualsiasi vana cerimonia legale tu vorrai. Io non do nessuna importanza alla legge. Tutto questo è semplice e piacevole assai. Non è vero? Ecco, ho dei fiori per te. Ho già i biglietti. Pregheremo tuo marito di imprestarci la macchina per dimostrare che non ci serva rancore. Andiamo. Teddy non è ancora tornato. Bene, non ci preoccuperemo di lui. Andremo a teatro come se niente dovesse accadere e al nostro ritorno ne riparleremo. Per quale teatro hai preso i biglietti? Andiamo ad Orly? No, per il Lohengrin il teatro era tutto esaurito. Ma allora dove andiamo? Era domande. Ma dopo il Lohengrin, in cosa c'è che possa essere tollerato da noi due se non Candida? Candida? Hai detto Candida? Allora non voglio tornare! Ma oh mio Dio, quella commedia è responsabile di tutto! Dovrebbe essere proibita! Anzi vorrei non averla mai vista! Ma il mio povero amore! Il poema che mi diede il coraggio di parlarti, che ci rivelò la vera natura dei nostri sentimenti, e precisamente mi diede in testa una quantità di sciocchezze che la tua non mi sarei mai sognata. Sentiti somigliare a Candida. Avevi ragione, tu somigli a Candida. Ma che sciocchezze, e pensavo che tu somigliassi a del genio. Però, ma guarda, chi lo importa? Tesoro mio, se Candida avesse amato Eugenio, sarebbe uscita con lui sola nella notte senza esitare. La verità è questa. Sai che cosa manca a quella commedia? Niente, ci manca. Oh sì, mi manca la Giorgina. Perché vedi, se ci fosse stata una Giorgina a mettere zizzania, quella commedia sarebbe diventata una vera tragedia di vita vissuta. Ma guarda, a questo proposito, ti dirò una cosa che non ti ho mai detto prima. Che cosa? Condussi in testi a vederla. Pensavo che l'avrebbe trovato. E in effetti così sarebbe stato se
Anche Giorgina Cenne. Era lei dovuto sentire che cosa mi sapeva dire. Disse che era uno spettacolo addirittura immorale. E che conosceva bene quella categoria di donne che permettevano ai giovanotti di sdraiarsi nei loro piedi e di fare l'amore con loro. Si preparava da venire la nudità di contro di me. Aurora, il suo castigo è quello di vedere il mondo come lo vede. Enrico, ma che castigo! Così le piace! Piuttosto a me, toccherà il castigo quando essa porterà il pacco di poesia a lei. Veramente a me non importa niente, né di Giorgina né di Teddy, eh? Dopotutto, ma dov'è la difficoltà? Cosa c'è da temere? Ma cosa può fare Giorgina? Ma cosa può fare?